Ma sempre la stessa emozione ogni volta. Ma sì, per il Giro d'Italia, per un corridore, ex corridore, è sempre un'emozione particolare. Che significa questa tappa aquilana? Questa tappa abruzzese? Tappe abruzzesi, ce ne sono tre giornate, con partenza arrivi, una tappa addirittura tutta abruzzese, quando arrivo a Campo Felice, l'Alto di Gambio, sono tappe sempre molto spettacolari, incerte, dove si può anche muovere la classifica. Ha dimostrato il ciclismo, insomma, che si può continuare, almeno questo sport si può continuare a fare in sicurezza seguendo i protocolli. È così davvero? Sì, è così. Chiaramente ci sono, devi sempre stare molto, molto attento. È uno sport che si svolge sulle strade, chiaramente il pubblico non puoi proibire di andare a vedere sulla strada i corridori. Sempre nel nome di sicurezza bisogna cercare anche un cui di ripartire. Castelli conosceva questo territorio, la prima volta che... Sì, no, lo conosco perché ho fatto per 7 anni, ho corso in una squadra abruzzese, quindi conosco abbastanza. Cosa ci possiamo aspettare dai nostri colori quest'anno? Insomma, vista la situazione, il percorso e l'età? Vedremo, bisogna capire da Nibale e Ciccone cosa riusciranno a fare. E non sarà facile, senza dubbio.